Dovrei cominciare con ringraziarla per avermi dato questa opportunità. Nei suoi confronti è un complimento che non... perché in effetti non è certamente da lunedì che sto lavorando su questo. Sentito le tematiche dell'ultima campagna elettorale, mi sono posto anch'io il problema, in effetti si è tanto dibattuto su giovani e quindi in questi mesi anche rincuorando i risultati dell'amministrazione ho voluto comunque, visto il mio impegno continuo per quanto riguarda gli avvenimenti, e aver quindi a che fare ogni giorno con dei ragazzi che attorno a mezzo praticano le varie discipline, sentivo anch'io l'esigenza di doverli comunque cercare di mettere insieme da qualche parte. Oggi ne abbiamo tra l'altro una piacevole risposta, però vengo un momento prima di rispondere a questo a una piccola analisi veloce sul fatto, perché sembra che questa interrogazione si ponga il problema che i giovani in mezzo non abbiano spazi, non ci abbiano aggregazione, e io non me la sento di sostenere questa tesi, anzi direi quasi il contrario. Io ho un po' di esempi veloci per quello che mi riguarda nel campo in cui opero. Posso tranquillamente dire che al di là delle 100 associazioni che ci sono a Tolmezzo, ce n'è di specifiche proprio gestite e organizzate dai giovani stessi. Io vorrei ricordare che lo skate park di Tolmezzo è gestito dalla Party Zone, che è un'associazione di soli giovani che gestisce quell'area, organizza mostre, eventi culturali tutto l'anno a Palazzo Pizzacco e supporta la parola in questo. Poi, se avete notato, ci sono dei ragazzi che fanno i giocolieri, mangiano fuoco durante la festa della mela o a Natale, e li vedrete anche questo Natale, si chiamano CEI Diploms, sono addirittura, questi non sono neanche maggiorenni, e tutti quanti si autogestiscono questo spazio. Poi potrei citare le stanze insonorizzate dove dentro ci sono, penso, decine di gruppi a Tolmezzo che suonano e che fa riferimento all'amministrazione comunale degli eventi. E se cito, se tutti conoscono, non so, ultimamente i Carnicals, li vediamo ovunque, e sappiamo i Carioli che stanno avendo anche dei successi al di là della nostra zona, quindi questi sono tutti giovani che si autogestiscono. Per continuare con la zona degli autovisivi, dove c'è un'associazione sempre gestita da giovani, magari forse più anche in collaborazione con la comunità montana, ma che quel del museo sta gestendo tutto il discorso sui lungometraggi e quant'altro. Tra l'altro presenteranno un CD della presentazione che abbiamo fatto sabato scorso, con il successo che abbiamo avuto per la presentazione della pista sicura. Tutto il lavoro di sarà presentato da questi ragazzi. Per poi continuare con direi il grosso successo della, anche se qui forse non sono, ma sono molti giovani che ci partecipano al corso di teatro, che supera già le 40 presenze. Quindi io vorrei, senza poi ricordare, come si diceva l'altra volta, i salesiani, la gente del corpo, nel soccorso alpino, giovani della protezione civile, io posso dire che i giovani a Tolmezzo spazi ce n'hanno e stanno dando delle risposte. Ciò non toglie che quindi vengo anche alla risposta della sua interrogazione. C'è la necessità di organizzarli. Io, prima di questa interrogazione, può testimoniare qualcuno che ho già contattato tutti i ragazzi che più o meno erano nelle varie liste, di destra e di sinistra, per chiedergli un tanto. E posso già dire che il 9 di... prima approfitto perché ce n'è tanti qua, c'è anche la stampa. Il 9 di dicembre alle 20, qua convoco tutti in una seduta pubblica aperta, tutti i giovani di Tolmezzo, di tutte le associazioni che ho appena citato, ma anche allargato un po' a tutti quelli che rientrano nella fascia dell'età. Lo faccio con particolarmente orgoglio, perché se oggi abbiamo questa risposta, presumo che quella sera ce ne saranno anche molti di più, perché ci aiuteranno appunto nel divulgare questo. In quell'occasione avverto già che avrei già piacere, visto che mi sono interessato alla legge
della Meloni, ho già messo i piedi giù a Trieste, c'è qualcuno che mi segue direttamente per questa cosa qua, appunto, in quell'occasione spero che non vengano solo a dirci che cosa che vogliono, ma spero che in quell'occasione vengano a portarci tutti quei progetti che so che parecchi di loro stanno già cercando di mettere vicino, che riguardano la musica, l'arte, lo sport e il tempo libero. Quindi faremo una bella cerchia quel giorno lì. Io, per quanto riguarda il riferimento alla consulta giovanile, nonostante venga da una posizione politica abbastanza di caserma, non mi piacerebbe organizzare ai giovani una consulta che si trovano, discutono e parlano. Io spero che quella sera mi dicano loro quello che ritengono fare. Certo, sarebbe bello avere una rappresentanza che possa rappresentare tutte le istanze, ma visto che in quel mondo sappiamo che ognuno tende alla propria identità, al proprio... Io non ho paura dell'assemblea di Copernico, se faccio 50 ogni volta, tanto le assemblee Raiis sa benissimo che le so gestire, soprattutto quelle di OpenRai, quindi anche gestire quelle giovani non mi fa preoccupazione. Mi appello solo a... poi chiudo e dico che la seduta sarà aperta, visto la presenza sarà numerosissima. Io chiedo una cosa, però, siccome il lavoro tocca sempre a me, invito i colleghi, visto che verranno avvicinati anche i ragazzi di altri partiti, di non approfittare di venire qua a fare parate elettorali, la parola sarà solo a loro e qui si viene solo ad ascoltare loro. Grazie. Grazie.